adesso vi faccio anche vedere la via del denaro di Salvatore D'Amburro, che praticamente parla un po' della creazione dei debiti pubblici, come vengono creati e come vengono gestiti poi a livello internazionale, e La voce del deserto di Vittorio Martinelli e Sofia Massai, che parla praticamente di Thomas Sankara, un personaggio che nel Burkina Faso ha fatto grandi cose per far ripartire l'economia del Burkina Faso, e una cosa importantissima che fece è cercò di fare in modo di non di andare contro alle istituzioni, diciamo, occidentali, che li costringono a pagare i debiti pubblici, che in Africa praticamente li costringono a fare la fame e a morire di fame. Praticamente da noi i debiti pubblici in Occidente significa vivere meno bene, in Africa significa morire. Quindi abbiamo cercato di unire queste due cose per far capire come la creazione, il sistema monetario moderno basato su un debito eterno, da noi significa vita meno agiata, da loro significa morte. E praticamente prima di iniziare questa presentazione ci sarà Massimiliano Gaetano, che farà una piccola presentazione su cos'è la democrazia diretta, e poi inizierà Salvatore con il suo libro e poi Martinelli. Grazie a tutti, buonasera. Grazie Marco, ho fatto bene. No, io brevemente vi dirò perché la democrazia diretta è collegata a Sankara, è collegata al signoraggio di Salvazionaria, e ve lo dico brevemente facendovi solo il nome. Nome di John Perkins. John Perkins era un personaggio che viene definito sicario dell'economia. Lui praticamente si recava dai capi di Stato, su mandato ovviamente dei banchieri, che sono poi quelli che hanno fatto fuori Sankara, che hanno fatto fuori Kennedy di cui Salvatore parlerà. E sostanzialmente andava portando due cose nelle sue mani, una un proiettile in una mano e una valigetta piena di soldi nell'altra. E lui diceva, non doveva parlare molto, andava da questo capo di Stato, andava dall'Ende, si presentava così. Ora, quasi tutti prendono una valigetta, tutti i capi, i leader politici. Io parlo di capo di Stato, ma in realtà mi sto riferendo a leader politici che di solito comandano, non è che comanda il capo di Stato, magari in Italia può comandare più un D'Alema che non un Berlusconi. Il punto è che, essendo la struttura piramidale gerarchica, il sicario dell'economia deve fare un lavoro che potrebbe fare un bambino, cioè andare dal capo della piramide, della gerarchia, e dirgli guarda, o fai così e ti prendi i soldi, o se no qua c'è una pallottola che, stai tranquillo, prenderai. Perché funziona così il sistema? Perché è semplicissimo. Se fosse in democrazia diretta, il sicario dell'economia dovrebbe andare a minacciare la metà dei votanti più uno, la metà della popolazione più uno. E che ne so, in un comune di 1 milione di abitanti dovrebbe minacciare 500.000 di abitanti. In una nazione dovrebbe minacciare, come l'Italia, dovrebbe minacciare 30 milioni di abitanti. Essendo invece tutte le strutture piramidali, dai sindacati ai partiti, alle associazioni, qualsiasi cosa, il sicario dell'economia va dall'Ende o da Kennedy e gli fa vedere la valigetta, gli fa vedere o da Sankara, gli fa vedere la pallottola. Ora, Sankara, Allende e Kennedy non hanno preso la valigetta, e la fine che hanno fatto la racconteranno Salvatore e Vittorio, giusto? Okay. Grazie Max, allora, buonasera a tutti. Questa sera innanzitutto ringrazio l'associazione Alternativamente per l'invito, e questa sera parleremo un po' di quello che ho trattato in realtà nel mio libro, cioè la nascita della Banca d'Italia e poi tutto il sistema debito, perché la nostra economia in realtà è fondata sul debito, no? Sull'emissione monetaria che è appunto generata da entità private che sono le banche, che si spacciano per enti di diritto pubblico, mentre in realtà qua parliamo di vere e proprie società private. Questa è una famosa frase di Rothschild, uno dei primi banchieri, che diceva proprio: permettetemi di emettere e gestire la moneta di una nazione e mi infischierò di chi mi fa le leggi. Questo per dire che il potere
relativo alla sovranità popolare, insito in questo potere c'è la sovranità monetaria, ma se questo potere, che è poi il potere più importante, quello di emettere moneta, è nelle mani di privati, ovviamente verrà meno tutta una serie di poteri connessi che dovrebbe avere una collettività. E si parte, io ho esaminato nella prima parte del mio libro soprattutto come nasce la Banca d'Italia. In realtà nasce nel lontano 1849, quando esisteva la Banca Nazionale degli Stati Sardi, che altro non era che quella che all'epoca si potrebbe chiamare una società per azioni, in cui il maggiore azionista era Cavour, in sostanza. Poi con l'unificazione del Regno d'Italia nel 1861 si passò alla Banca Nazionale del Regno d'Italia, e poi attraverso tutta una serie di fusioni con la Banca Nazionale Toscana eccetera eccetera si arrivò a fondare la Banca d'Italia, impedendo al Banco delle Due Sicilie, cioè il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia, di emettere moneta, e quindi loro furono, queste due banche, le banche del Meridione in realtà, furono automaticamente bloccate per favorire la corsa della Banca d'Italia, che a sua volta otterrà la qualifica di istituto di diritto pubblico soltanto nel lontano 1936, ma questa è solo una parvenza, perché allora come adesso parliamo di una società privata, e lo scopriremo perché. Le funzioni della Banca d'Italia, oltre a emettere banconote, vigilanza creditizia, tesoreria statale, servizi attinenti alla gestione del debito pubblico. Esaminando il secondo potere, vigilanza creditizia e finanziaria, già qui troviamo una sorta di conflitto di interessi. Perché? Questo è quello che dice l'articolo 5 per quanto riguarda i poteri di vigilanza, cioè la Banca d'Italia deve avere riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati. Però ci chiediamo, una Banca d'Italia che deve controllare quindi le singole banche, le banche commerciali, quindi Unicredit, Monte dei Paschi, BNL, come può vigilare su questi soggetti che a sua volta sono gli stessi soggetti che detengono il capitale di Banca d'Italia? Se noi andiamo a vedere l'azionariato di Banca Italia, Banca Italia SPA, vediamo che il 95% del suo pacchetto azionario in realtà è detenuto da società private che sono a sua volta banche e assicurazioni. Le quote maggiori sono quelle di Intesa San Paolo, Unicredit, Assicurazioni Generali e Cassa di Risparmio. L'unica quota, possiamo dire, che è in mano pubblica, quindi è realmente nelle mani dello Stato, è quella dell'INPS con un 5% e dell'INAIL con uno 0,7%, mi sembra. E quindi questo vi fa capire come in realtà la proprietà della Banca d'Italia non appartiene allo Stato, ma appartiene a queste banche che sono tutte SPA, società private. Quindi come può la Banca d'Italia garantire il potere di vigilanza su questi soggetti, se a sua volta sono gli stessi soggetti che controllano la Banca d'Italia stessa? Inoltre è stata fatta un'altra cosa, proprio per camuffare il tutto. Innanzitutto questo elenco che vi ho fatto vedere prima si è scoperto soltanto nel 2005. Prima di allora erano ancora ignote tutte le quote dei partecipanti di Banca d'Italia. Lo statuto della Banca d'Italia prima del 2006 che cosa prevedeva? Prevedeva che la Banca d'Italia diceva come le quote dovevano essere gestite, e nella parte in rosso diceva: in ogni caso dovrà essere assicurata la permanenza della partecipazione maggioritaria al capitale della banca da parte di enti pubblici o di società la cui maggioranza delle azioni con diritto di voto sia posseduta da enti pubblici. Tradotto, la maggioranza delle quote deve essere nelle mani dello Stato. Così non era allora e non è nemmeno adesso. Nel 2006 hanno ben pensato di modificare questo articolo 3 dello statuto, cancellando proprio quella parte in cui diceva che la maggioranza doveva essere detenuta da enti pubblici. Quindi hanno in realtà approvato la natura privata della Banca d'Italia stessa. Fu fatta anche una legge che poi in realtà è rimasta solo una cosa teorica, perché nei fatti non si è realizzato nulla. Era la legge 262 del 2005. Che cosa prevedeva? All'articolo 19 si dice, col regolamento, non ve la sto a leggere tutto, in pratica si dice che entro 3 anni da questa legge, quindi entro il 2008, tutte le quote dovevano passare in mano pubblica. Quindi quel 95% in mano a banche, Intesa San Paolo, Unicredit, eccetera, dovevano passare nelle mani dello Stato. Non si è fatto nulla di questa legge, anche perché
sorsero dei problemi relativi alla quantificazione del valore di quelle azioni, perché c'era per esempio Tremonti che aveva quantificato il valore di quelle azioni in 800 milioni di euro. Poi c'era l'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, che ovviamente appoggiava le banche, che diceva no, attenzione, il valore di quelle azioni non è 800 milioni di euro, ma sono, arriviamo circa 25 miliardi di euro, quindi delle cifre astronomiche. Di parere completamente opposto era per esempio l'ADUC, l'Associazione dei Consumatori, che aveva detto ma se queste azioni devono essere messe all'asta e l'unico in grado di acquistare queste azioni è lo Stato può anche puntare un centesimo ad azione ed entrare in possesso di tutte le quote. Ovviamente non si fece più nulla, anche perché ormai la Banca d'Italia con le entrate dell'euro, con la BCE, non è altro che una filiale della Banca Centrale Europea, e quindi è decaduto anche questo discorso relativo alla nazionalizzazione della Banca d'Italia stessa. Andando a spostare il discorso in ambito europeo, possiamo dire che col Trattato di Maastricht, che in realtà rappresenta la Costituzione, uno dei trattati più importanti dell'Unione Europea, il potere, l'autonomia o meglio delle banche centrali dal potere politico dei singoli stati è aumentato da un 40 al 90%, cioè hanno acquistato man mano un'autonomia quasi completa dal potere dei singoli stati. Tutto ciò contrasta per esempio con la nostra Costituzione. L'articolo 1 della Costituzione dice la sovranità appartiene al popolo che l'esercita nella forma e nei limiti della Costituzione. Incluso nel concetto di sovranità popolare c'è anche il concetto di sovranità monetaria, che è il potere più importante, perché se togli a un paese il potere di emettere moneta automaticamente perde veramente uno dei poteri più importanti. Se noi andiamo a vedere invece gli articoli del Trattato di Maastricht si capisce chiaramente come tutto ciò è in conflitto con la Costituzione stessa. L'articolo 105 dice la BCE, quando dico BCE intendo Banca Centrale Europea, ha il diritto esclusivo di autorizzare le emissioni di banconota all'interno della comunità, cioè solo la BCE può autorizzare l'emissione monetaria, nessun altro Stato ha il potere di poter gestire la sua politica monetaria. Articolo 107. Nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti loro attribuiti, né la BCE né una singola banca centrale nazionale né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dall'istituzione o dagli organi comunitari dei governi, cioè nel senso che loro non accettano istruzioni da nessun singolo Stato membro. È una forma proprio di quasi di monopolio relativo all'emissione monetaria. Articolo 108 allegato 1 dice che la decisione, si intende della BCE, è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari ad essi designati. I destinatari ovviamente siamo noi cittadini europei. Questo è lo schema di sottoscrizione invece del capitale della BCE, perché la Banca Centrale Europea è anch'essa una società privata vista in maniera sovranazionale, divisa in quote, la quota della Banca d'Italia è questo 12,53%, e la quota maggiore è quella detenuta dalla Deutsche Bank, la banca centrale tedesca. E quindi anche le singole banche centrali dei singoli paesi detengono poi delle quote legate e collegate alla Banca Centrale Europea. Andando a esaminare invece il concetto di signoraggio, che possiamo definire una delle truffe del secolo, che purtroppo è il più sconosciuta, questa del signoraggio si divide in due tronconi, signoraggio primario e signoraggio secondario. Il termine signoraggio possiamo dire che deriva dal Medioevo, cioè in realtà c'era il signore a capo del feudo, io cittadino del feudo avevo un tot quantitativo d'oro, con questo quantitativo d'oro mi recavo dal signore del feudo, il quale coniava col suo marchio, con la sua effigie, quella quantità d'oro e tratteneva per sé una parte di quell'oro. Quella parte che tratteneva per sé era definito reddito da signoraggio, quindi da qui deriva il nome. Trasportato in ambito moderno, che cosa vogliamo significare? Il signoraggio non è dato altro che dalla differenza tra il valore nominale e il valore intrinseco della moneta. Per spiegarci meglio, il valore nominale sarebbe la cifra scritta sopra la banconota, quindi se io ho una banconota da 100 euro, il valore nominale è 100.
Il valore intrinseco è invece il costo necessario a produrre quella banconota stessa. Produrre una banconota costa circa 30 centesimi di euro, proprio riferito ai costi di carta, inchiostro, i marchi, questo è, sono circa un 30 centesimi di euro a taglio. La differenza quindi tra valore nominale 100 euro meno valore intrinseco 0,30 centesimi, quello dà il reddito da signoraggio. Quindi 99,70 centesimi, quindi parliamo di un taglio di una banconota da 100 euro, e il ricavo, il reddito che si intasca la Banca Centrale Europea per emettere moneta cartacea. Perché il reddito da signoraggio ovviamente è collegato sia alla moneta cartacea che alla moneta metallica. La moneta metallica è quella emessa dal singolo Stato, quindi non indebita nessuno. Per quanto riguarda invece la moneta cartacea, questa moneta invece è emessa dalle banche centrali, dalla BCE, dalla Banca Centrale Europea, e poi suddivisa in quote nelle singole banche centrali nazionali. E quello è quello che poi genera il debito pubblico, perché avviene una sorta di scambio tra titoli di Stato e moneta. Per spiegarci, se il nostro paese ha bisogno, deve fare la finanziaria, quindi deve fare una spesa pubblica, quindi deve costruire ospedali, eccetera, eccetera, ha bisogno di 100 miliardi di euro. Questi 100 miliardi ovviamente non li può stampare e emettere, ma che cosa deve fare? Li deve chiedere in prestito alla Banca Centrale Europea, la quale a sua volta chiede titoli di Stato. I titoli di Stato non sono altro che delle promesse di pagamento, cioè lo Stato dice si impegna a prendere in prestito quei 100 miliardi. Dopo 10 anni, quindi allo scadere dei titoli di Stato, si impegna a restituire quei 100 miliardi avuti in prestito più gli interessi, perché i titoli di Stato, come voi sapete, hanno degli interessi, quindi BOT, CCT, sono tutti, hanno tutti degli interessi che poi bisogna pagare alla scadenza del titolo. Tutto ciò porta poi a creare il debito pubblico. Noi attualmente abbiamo un debito che ha raggiunto quota 1.900 miliardi di euro, sto parlando dell'Italia. Ciò per esempio non avviene quando lo Stato emette moneta metallica, perché quello non indebita nessuno. Questo è un discorso che si dice tra Tremonti e Duesenberg, che allora era governatore della BCE, fatto nel lontano 2002, che spiega proprio il... spiega... è saltato qualcosa? Prova. Tremonti, questo è Duesenberg che è... discorso fatto tra Tremonti e l'allora Duesenberg, governatore della BCE, che in pratica Tremonti suggeriva di trasformare le monetine da 1 euro e da 2 euro e trasformarle in cartacea praticamente, per dare un senso maggiore alla collettività nel momento in cui andassero a spendere questi tagli da 1 euro e da 2 euro. In realtà Duesenberg, la risposta di Duesenberg fu proprio esemplare e fece capire come in realtà c'è tutto questo discorso accompagnato al reddito di signoraggio. Duesenberg rispose a Tremonti e disse queste testuali parole: non abbiamo progetti di introdurre banconote da 1 e 2 euro, ma ne abbiamo sentito parlare. Naturalmente ne abbiamo discusso, stiamo valutando le implicazioni di introdurre tali banconote. In linea di principio non abbiamo niente contro questo progetto, ovviamente porterebbe più soldi nelle casse della Banca Centrale. Ma stiamo valutando le implicazioni e spero che Mr. Tremonti si renda conto che se tale banconota dovesse essere... introdotta, egli perderebbe il diritto di signoraggio che si accompagna ad essa. Quindi proprio Duesenberg ha certificato in realtà il reddito di signoraggio che si intascono le banche e quello che quindi andrebbe a pagare lo Stato. E quindi non è solo sui tagli da 5 euro, 10 euro, 50 euro e così via, ma poi sarebbe anche sui tagli da 1 e da 2 euro. Dunque, se egli come ministro dell'economia ne sarebbe contento, non lo so. Quindi fu questa risposta drastica che diede
di Heisenberg. Questo è quel discorso connesso al signoraggio primario relativo appunto al costo di emissione statale. Emettere una moneta metallica a un costo di 10-15 centesimi, quindi una cifra irrisoria, mentre emettere una banconota ha in media un costo di 30 centesimi. La differenza, come dicevo prima, tra valore nominale e valore intrinseco è il reddito da signoraggio. Più a questo poi vanno aggiunti anche gli interessi sui titoli di Stato. Questo è tratto, invece, proprio se andate sul sito della Banca Nazionale Svizzera, trovate proprio questa dicitura che spiega il costo di ogni singolo taglio, appunto come dicono costa circa un 30 centesimi di ogni biglietto. Questo invece è un grafico che vi fa capire la quantità e il valore della banconota in circolazione e il valore delle monete in circolazione, giusto per farvi rendere conto qual è la mole della moneta cartacea che circola nell'Unione Europea e che quindi indebita e genera debito pubblico a tutti i paesi membri dell'Unione Europea, Grecia, Spagna, Italia, eccetera, eccetera, e qual è invece la percentuale modesta, infatti vedete un 3%, della moneta in circolazione, che è quella emessa invece dai singoli stati e non genera debito pubblico. Questo è invece il concetto spiegato prima, in cui si scambiano titoli di Stato su cui sono gravati gli interessi in cambio di moneta. Questo è proprio il sistema che genera il debito pubblico nel nostro paese. Questo invece è un elenco che rappresenta gli specialisti in titoli di Stato, cioè i titoli di Stato non sono acquistabili da chiunque, ma c'è uno speciale elenco, infatti come vedete qua non troviamo solo banche italiane, ma troviamo anche banche americane, troviamo la JP Morgan, la Morgan Stanley, Royal Bank, Credit Agricole, quindi al primo posto troviamo la banca IMI, che sarebbe la banca di investimento di Intesa San Paolo, però tutte le altre, come vedete dall'elenco, sono tutte banche straniere che acquistano il nostro debito e quindi noi siamo in realtà indebitati verso questi soggetti che, come vedete, sono tutte società private. Ma scusa, Morgan è il pirata? Morgan è quello del pirata? Sì, pirata finanziario. Invece il discorso connesso al signoraggio secondario è legato alla riserva frazionaria. Che cos'è la riserva frazionaria? Allora, se io vado in banca e deposito 100 euro, la banca ha l'obbligo di conservare a riserva il 2% di quella cifra. Quindi io deposito 100, la banca ha l'obbligo di conservare 2 euro a riserva. I restanti 98 euro li può prestare a una persona che viene dopo di me e magari ha bisogno di un prestito. Con questo meccanismo della riserva frazionaria, che tra l'altro è sancito da un regolamento europeo, il 1745 del 2003, si genera una quantità enorme di moneta dal nulla, e questa è anche una delle cause che genera poi inflazione nel sistema, perché voi sapete che l'inflazione è quando c'è troppa, quando c'è pronto, prova. Il sistema, quindi la conseguenza qual è? Un aumento generalizzato del livello dei prezzi e di conseguenza una perdita del potere di acquisto. Quindi la moneta che io prima ho nelle mie tasche vale di meno rispetto a quella che avevo prima, perché appunto si è generata inflazione. Ed è stato calcolato che con un versamento di 100 euro la banca in realtà riesce a creare 50 volte tanto, quindi riesce a creare 5.000 euro, cioè in realtà crea 4.900 euro dal nulla. Da nulla, però.